Buongiorno a tutti, benvenuti alla Mazza Caffè. Oggi parliamo di pizze, di corsivi e di questionari in corsivo più indigesti di una pizza. E a proposito di corsivo, mi raccomando, se avete dei bambini vicino, allontanateli quando leggerò il caffè intitolato Parlare in corsivo, perché appunto mi toccherà utilizzare questa sorta di slang in corsivo. Mi vergogno tantissimo, ma soprattutto è una cosa talmente imbarazzante che insomma può essere ascoltata solo in fascia protetta, quindi allontanate i bambini. Intanto cominciamo l'Ammazza Caffè. L'Ammazza Caffè, il sabato del Corriere Daily con Massimo Gramellini. E cominciamo con il caffè intitolato Briatore Margherita, dedicato, come già si capisce dal cognome e dal nome del titolo, a Flavio Briatore e a una pizza, la pizza Margherita, perché è stata la settimana della disfida delle pizze fra Briatore e i pizzaioli napoletani. L'articolo è uscito inizio settimana e mai avrei immaginato che avrebbe poi scatenato nei giorni successivi un'onda lunghissima di polemiche, addirittura culminata in trasmissioni televisive, manifestazioni di piazza. Comunque, insomma, dalla pizza alla piazza. Andiamo. Ma la sua età, con tutto quello che ha, che è e che crede di essere, dove trova ancora la voglia di mettersi in braghette blu davanti a una telecamera per polemizzare con i pizzaioli napoletani che lo hanno criticato? Sto parlando di Flavio Briatore, che è fonte continua di stupefazioni, perché non solo l'idea di un cuneese che pretende di insegnare i segreti della pizza a chi l'ha inventata, che è un po' come se un napoletano spiegasse ai Ferrero in che modo si impasta il cioccolato con le nocciole. È la sua tigna che spiazza tutti coloro che, come me, aderiscono alla scuola andreottiana della resistenza passiva, secondo cui rispondere a una provocazione significa alimentarla, specie nell'era dei social, dove ogni polemica si scarica con la rapidità di un acquazzone. Basta mettersi al riparo e aspettare in silenzio che passi. Ecco, Briatore invece non aspetta un bel niente, e se prende l'ombrello non è per proteggersi, ma per tirartelo addosso. Essendo un venditore fenomenale di status symbol, con la sua nuova catena di cibo povero e patinato, ha reso felice tanta gente che non vedeva l'ora di spendere 65 euro per una pizza al prosciutto patanegra. Eppure nemmeno questo gli basta. Lui vuole che i pizzaioli napoletani, che lo contestano e intanto unici al mondo che invidia, si ostinano a vendere le loro margherite a 4 euro, apro una parentesi fuori caffè, è vero, abbiamo controllato nei menù a Napoli, le pizze costano 4 euro, cosa che insomma a Torino, Milano, Roma è assolutamente impensabile, vendono le margherite a 4 euro, ammettono questi pizzaioli di usare pomodori marci e farina di cemento armato. Ma chi glielo fa fare? Lo dico con tutto il rispetto dovuto a uno dei due imprenditori più famosi d'Italia. L'altro è Vacchi. Ecco, almeno Briatore al confronto è un Vacchi che lavora. C'era un po' di amarezza, ma anche la frase finale, non so se qualcuno l'ha colta, cioè una volta parlavamo di altri imprenditori, adesso diciamo i due imprenditori che vanno in prima pagina, uno non fa niente, fa solo dei balletti e l'altro fa delle attività ludiche, comunque fa l'imprenditore di ristoranti, di discoteche, massimo rispetto per queste attività, no? Però una volta diciamo avevamo delle imprese che avevano dei volumi anche di affari un po' più grandi, vabbè, ho scelto due commenti, uno briatoresco e uno antibriatoresco. Ettore Vemeis dice: non è certo un impiegato statale Briatore, se non fosse così com'è non avrebbe mai raggiunto i suoi obiettivi. Inoltre, se fai qualcosa in cui credi e che funziona alla grande, la difendi con tutte le tue forze. Questo possiamo dire in gergo, potremmo dire un lettore di destra in senso alto, destra storica, cioè liberale, libera impresa, mondo imprenditoriale. Ecco invece un commento da stato sociale, diciamo più socialdemocratico. Susanna Danti è la spocchia dei burini ignoranti arricchiti, a cui la parola classe è sconosciuta. Qui c'è proprio quel divario che io mi ostino a segnalare da decenni. L'opposizione in Italia al mondo di Briatore, di Berlusconi, non è un'opposizione tanto politica, è proprio un'opposizione estetica. Cioè ci sono persone a cui dà fastidio quelli che parlano di soldi, quelli che li ostentano, quelli che si vestono in un certo modo, che hanno le camicie aperte sul davanti. Cioè è proprio un'opposizione estetica, e credo che sia così anche dall'altra parte, cioè che l'isti da destra e quello di sinistra invece vestito sempre un aria un po' triste, la barba, l'occhiale fatto in un certo modo. Ecco, in Italia la prima vera differenza fra i due mondi che si confrontano, il bipolarismo vero all'italiana, è un bipolarismo prima ancora che etico e che politico, è un bipolarismo estetico.
e mi viene in mente Ferie d'Agosto, quel bellissimo film di Virgili che era proprio su questo tema. Ma veniamo, anche se io sto cercando di ritardare il più possibile questo drammatico momento, veniamo alla lettura di Parlare in corsivo, e ci proverò, ragazzi, vediamo come va. Se esiste un momento preciso in cui si diventa vecchi, ebbene, per me quel momento è arrivato ieri, quando un amico, che era appena invecchiato anche lui, mi ha confessato che i suoi figli avevano cominciato a parlare in corsivo. Vorrei dire a scrivere in corsivo, gli ho detto, manifestando tutto il mio stupore, perché la scrittura in corsivo era una pratica in voga tra le popolazioni manoscriventi del passato, ma ormai sopravvive solo nelle ricette dei medici. No, ti dico che questi parlano in corsivo, anzi, in corsivo. E io gli ho detto, ma ti senti bene? Per tutta risposta mi ha girato un video di TikTok che aveva già 2 milioni di visualizzazioni, nel frattempo avrebbe già 3, in cui una ragazza di nome Elisa Esposito insegna a strascicare le vocali allungando le parole come se avessero un'anima di gomma. La lezione di corsivo era nata per fare il verso alla cantilena delle milanesi snob, ma come spesso capita alle trovate ironiche, è stata presa maledettamente sul serio e si è diffusa tra gli adolescenti alla velocità con cui noi vecchi tromboni vorremmo che studiassero leopardi. Anzi, leopardi! Più che la cadenza milanese, come avete appena sentito, il corsivo parlato a me personalmente ricorda quella cinese, con possibili drammatiche ripercussioni sulla politica estera. Dico, proprio adesso che il ministro Di Maio aveva imparato l'inglese e pare persino l'italiano. Vabbè, senza contare che questo corsivo parlato spazza via tutte le diatribe stucchevoli sul linguaggio di genere, no? Quelli che ti dicono, ma si dice cari tutti o car tut? Nessuno dei due. Dove poi si dirà carie tutti, e qualche anziano mio pari non capirà. Qualcuno si indignerà, qualcun altro si deprimerà, molti diranno o comunque spereranno che si tratti di una moda passeggera. Nel dubbio, io alzo le mani e mi arrendo. Laura Civitelli commenta: non è uno slang che permette a gruppi sociali di esprimersi in modo creativo, questo è semplicemente uno storpero alla pronuncia italiana, purtroppo conosciuto in modo insufficiente l'italiano per quanto riguarda lessico, morfologia e sintassi, riducendolo a un miagolio strascicato che mortifica chi lo pratica e fa inorridire chi lo ascolta, ben lontano da un vero e proprio linguaggio giovanile. Per carità, Laura, lei ha ragione, però purtroppo ti prende, è una roba terribile che tutti quelli che cominciano a parlare così non riescono più a smettere. Anche noi, Giovanni commenta, e qui Giovanni le voglio bene perché lei è sicuramente un mio coetaneo ed è preda da un attacco di nostalgia in cui io mi tuffo insieme a lei, perché anch'io sono come lei un nostalgico, e lei dice: anche noi da ragazza avevamo i nostri modi di parlare, di dire, l'alfabeto farfallino, io questo non me lo ricordo, l'alfabeto farfallino, ma il linguaggio dei segni, e poi i vari che ganzo, capito, di Jerry Calà, come no, forse ricorderà anche il funare di Corrado Guzzanti, zummolo, strignolo, dammela tre, è stato un periodo che tutti i pensanti facevano zummolo, dammela tre, oppure non capisco ma mi adeguo, di Ferrini a quelli della Notte di Arbore. Qui però ovviamente è un fenomeno diverso, perché come dice lei, siamo poi nell'era dei social, hanno dimensioni questi fenomeni immediatamente potentissime, cioè questa in 4 giorni ha fatto cambiare il modo di parlare di decine di migliaia di ragazzi in tutte le case d'Italia. Insomma, lei dice ne stiamo facendo un caso nazionale, ma in effetti un po' lo è, poi speriamo che duri poco come dice lei, però per il momento ahimè, oggi mio amico mi ha detto, mio figlio è tornato a casa e mi ha detto non riesco più a parlare con la mia ragazza, perché? Perché parla solo in corsivo. E noi invece parliamo di nuovo in italiano, anche parliamo il linguaggio arido dei numeri, il caffè della settimana che, diciamo così, mi ha fatto più arrabbiare scrivere. Vorrei tanto conoscere gli autori del questionario in cui si chiede alle famiglie con un disabile a carico, ma da 0 a 4 quanto ti vergogni del tuo familiare? Perché non è solo la brutalità della domanda, quanto la pretesa di ridurre ormai tutto un numero, anche i sentimenti. Ho letto che si tratterebbe di uno strumento scientifico, di una modalità di autovalutazione dello stress semplice ma efficace per individuare chi ha più diritto ai fondi della regione. Quindi non una fesseria estemporanea, ma una fesseria scientifica. La precisazione fa venire ancora più paura e voglia di chiedere agli estensori, ma da 0 a 4, quanto vi vergognate voi ad avere perso ogni residuo di intelligenza emotiva? E a esservi trasformati in algoritmi che camminano, il questionario, che è stato poi ritirato per eccesso di figuraccia,
era stato diffuso a Nettuno, una cittadina del litorale laziale, con meno di 50.000 anime. Ora, le famiglie interessate saranno state poche centinaia. Mi domando, non era possibile incontrarle di persona, ascoltarne i problemi, che poi nemmeno un genio riuscirebbe a condensare nella spiccia aridità di un numeretto? Tanti anni fa, ero un'estate afosa, anche se non come questa, assistette mio padre nella fase terminale della sua malattia. Ricordo il mio stato d'animo, che era un alternarsi di speranza, abbattimento, di desiderio che finisse subito o che durasse per sempre. Ecco, se qualcuno allora mi avesse chiesto di dare un voto da 0 a 4 a quello che provavo, gli avrei tirato da 0 a 4 cazzotti. Claudia Pieri commenta: da 0 a 4, quanto vi sentite soli e abbandonati dallo Stato nel prendervi cura di un familiare disabile? Era questa la domanda giusta, probabilmente il 4 non sarebbe bastato. Però ecco, lo dico subito già in commento a Claudia, io mi rendo conto che la domanda veramente urticante ha forse tolto forza a quello che era il vero tema del pezzo, che non era il fatto che in un questionario arrivano a fare delle domande così direttamente brutali e anche opinabili, perché chi ha avuto in cura e chi ha in cura delle persone disabili in famiglia non è vero che prova sempre vergogna, ci sono molti che faticano proprio perché sono in grave difficoltà, perché nessuno li aiuta, ma vergogna forse non è la parola giusta. A me colpiva questo voler dare un numero a ogni emozione, perché poi loro serve per fare le statistiche, no? Perché se fanno dei commenti in cui tu gli rispondi con delle frasi, non riescono a introdurle in una statistica, mentre il numeretto lo introduci più facilmente. Curioso, no? Mentre a scuola stiamo abolendo i voti, li stiamo mettendo in tutte le altre esperienze della nostra vita. Paola De Simone dice una cosa diversa, dice: no, guardi, sicuramente è sbagliato il metodo, eccetera, però la frustrazione di avere un familiare in casa, specialmente nei più giovani, esiste. Questa è la sua tesi. Siamo ben lontani dall'accoglienza senza pregiudizi che i disabili meritano. Io credo, Paola, che come sempre in questi casi poi si tende in qualunque caso a generalizzare, perché quando parliamo di disabili intanto è un mondo variegato, enorme, e anche appunto le relazioni che fra questi disabili e i loro familiari cambiano, sono veramente molteplici. Quello che sicuramente cambia poco è la sensazione di solitudine che queste famiglie hanno. Questo penso che invece sia un dato che vale per tutti. Ma chiuderei con il commento di Luigi, che dice che dà voce veramente allo stupore che ho avuto anch'io ieri quando ho trovato la notizia. Ma davvero succedono ancora queste cose? Ma davvero ci sono degli imbecilli che le pensano e altri imbecilli che le approvano queste nefandezze? Vorrei chiederle di informarmi se gli sciagurati verranno rimossi dal loro incarico. Guardi, caro Luigi, credo che in Italia licenziare questo tipo di dipendenti sia quasi impossibile, quindi vedrà che possiamo solo augurarci che non vengano promossi, cosa che invece è molto probabile. Già mi accontenterei che non venissero promossi. Vi saluto e ci sentiamo sabato prossimo con il prossimo Ammazza Caffè. Ciao a tutti. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari, con la collaborazione di Francesco Giambertone, produzione di Carlo Annese. E domani Radio Italians, la rubrica della domenica in cui Beppe Severgnini commenterà i vostri messaggi vocali.